Benvenuti a questo nuovo appuntamento con le strade della vita. Siamo all'inizio della settimana che ci porterà a celebrare la solennità dell'assunzione di Maria, quindi la festa di Ferragosto, quindi probabilmente la maggior parte di voi si troverà in vacanza in luoghi di villeggiatura, anche noi siamo in un luogo di villeggiatura, siamo a Santa Maria di Bobbio perché eh, inizierà da oggi a commentare i Vangeli per noi eh, Don Mario Poggi, quindi siamo ospiti anche un po' qui eh, nel suo paese. Quello che riascoltiamo oggi è il dialogo che vi abbiamo proposto nella puntata speciale che realizziamo ogni anno per la puntata di Natale che è divisa in in due parti e oggi ascoltiamo eh, uno dei due dialoghi che avevamo mandato in onda appunto durante la solennità di Natale. È quello con Michela Murgia, scrittrice, autrice, eh, l'avete vista sicuramente anche in televisione per presentare eh, libri. Lavora tanto nelle scuole, incontra gli studenti, fa una grande opera di sensibilizzazione, molto attenta al sociale, alla politica, a quello che accade. E la sua scrittura è una scrittura, come dice lei, di urgenza, quando sente forte il bisogno di dire qualcosa e che scrivere è l'unico modo per comunicarlo, per comunicarlo nel modo corretto, con quella forza stessa con cui lei sente dentro appunto questa emergenza di scrivere e di comunicare qualcosa. Eh, quasi tutti i suoi libri partono da esperienze personali, da cose che ha vissuto eh, e non c'era altro modo di dirle se non scrivere un dialogo bello, intenso, profondo, diverso. Siamo stati a Roma ad incontrarla a casa sua ed ecco quello che ne è venuto fuori. Siamo a casa di Michela Murgia, grazie per il tempo che ci dedica, è in partenza per tornare a casa sua, quindi l'abbiamo veramente presa all'ultimo, quindi doppio grazie per, per questo tempo che ci dedica e entriamo con lei nelle, nelle case così un po' di chi ci ascolta e ci prendiamo questo tempo un po' disteso per il Natale, lo dedichiamo a fare un po' di riflessioni, un po' di pensieri. E, abbiamo fatto un'altra parte di speciale con padre Ernesto Ronchi e mi piaceva partire da una sua frase che magari lei potrebbe condividere. Parla di un insegnante che ha incontrato gli diceva che il mondo sacro e il mondo reale coincidono ricordo che lui ci consigliava ci obbligava quasi a leggere grandi romanzieri russi perché diceva che c'è più intuizione sacra in un grande romanzo che in interi trattati di teologia eh, questa è, è una teoria come dire molto antica cioè eraclito e il logos spermaticos che poi la chiesa cattolica ha fatto proprio per significare che vi sono semi di verità, semi di Dio sparsi ovunque, quindi sì, chiaramente io la posso condividere questa cosa. Allo stesso tempo, eh, mi conforta il fatto che l'intera verità e l'intera divinità non stiano in una manifestazione umana, il che dovrebbe metterci tutti al sicuro dall'assolutismo, nessuno dovrebbe poter pensare di avere tutta la verità eh, e poterla magari anche usare come corpo contundente nei confronti degli altri. Eh, rispetto alla luce altrui quando la incontro, eh, tendo a non pensare che sia tutta la luce possibile. Beh certo, lo spirito critico ci dovrebbe aiutare e guidare, infatti mm. poi magari ci torniamo perché so che lei porta avanti anche in questi incontri che fa con le scuole e con gli studenti, quindi tanto che sia un osservatorio veramente privilegiato eh, sul mondo dei giovani, eh, anche queste mh, teorie importanti eh, bistrattate degli studi di genere, eh, che appunto lo siamo sentiti in un'intervista, no? quando se ne vuole parlare male si dice gender, preso, additato, che sembra il male peggiore eh, del mondo quando invece credo che sia la vera rivoluzione dell'educazione dovrebbe essere o no. Ma io non riesco a capire per quale ragione ci sia così tanta resistenza eh, sociale intorno all'idea che gli uomini e le donne possano avere gli stessi diritti e possano non essere incastrati dentro ruoli che non cambiano mai. Eh, dovrebbe essere un'aspirazione naturale. E invece non lo è, perché intere società si sono costruite su quella differenza. Per cui chi dentro la società pensa che quello sia un ordine naturale delle cose, avverte qualunque tentativo di ricerca di parità, di equità, come una minaccia all'intero impianto sociale in cui siamo. Quindi io vedo soprattutto persone spaventate, che non vogliono prendere in considerazione l'idea che possano esistere altri modi di stare insieme come uomini e come donne e che addirittura trasformano la loro paura in attacco, dicendo, ah, allora siete voi donne che volete comandare, non pensate, cioè non penserete mica di essere migliori di noi una volta che eh, doveste prendere il potere. E, quando mi trovo davanti a questo tipo di reazione è sempre molto difficile per me restare calma, intanto, perché eh, tendo a non perdonare molto la negazione dell'evidenza. Mh, sono piena di, di, di interlocutori, uomini ma anche donne, perché eh, il maschilismo è una cultura trasversale, ci, ci tocca a tutti, non è, io stessa devo combattere col maschilismo in me. Eh, quando parlo della decostruzione di, mh, dei modelli di genere, eh, assieme a tutte le altre persone che fanno con me questa battaglia culturale, sto dicendo guardate che nessuno nasce per diventare quello che ha nelle mutande. Cioè ciascuno di noi deve poter essere libero di realizzare quello che più sente di voler essere. Ho visto uno spot eh, l'altro giorno, uno spot sulle, proprio sui pregiudizi di genere, in cui a bambini di 5 anni eh, veniva chiesto eh, di, mh, di disegnare eh, un astronauta, un pompiere e un chirurgo. E tutti i 40 bambini di questa classe hanno disegnato un uomo un uomo astronauta, un uomo chirurgo, un uomo pompiere. Poi hanno fatto entrare nella classe eh, tre persone che fanno questo mestiere ed erano tutte e tre donne e lo sbalordimento dei bambini era totale, nel senso che non riuscivano a capacitarsi. Significa che a cinque anni lo stereotipo di genere è già formato, per cui se non riusciamo a entrare nelle scuole di primissimo grado è molto difficile pensare, io quando vado nei licei so di perdere tempo. Perché l'impianto simbolico è talmente strutturato, talmente già stratificato, che non voglio dire che li abbiamo già persi, perché eh, io ho iniziato tardi a ragionare su queste cose, quindi in qualche modo oh, io stessa ho rivisto il mio impianto. Però eh, è molto difficile combattere contro, contro gli stereotipi quando sono già così visibilmente radicati. Infatti, volevo chiederle proprio questo: come li vede questi giovani, soprattutto queste, ragazze, cioè sono pronte. A questo cambiamento, o anche loro lo vivono come qualcosa di totalmente nuovo, inaspettato e andrebbero avanti così, serene, con quello che hanno introiettato. Eh, senza fare generalizzazioni l'adolescenza in sé è un'età molto conservatrice. Io ricordo che cos'ero a 16 anni. Io a 16 anni facevo affermazioni a politica in cui dicevo: Ah, questo non lo farò mai, questo non lo capirò mai, questo non mi succederà mai, giudicavo moltissimo i miei genitori e i loro errori giudicavo chiunque commettesse un errore ass assumendomi eh, l'arroganza di dire io questo non lo farò mai perché mi conosco naturalmente più cresci più ti conosci e più ti rendi conto che sei molto di più non soltanto di quanto credi ma anche di quanto temi <ride> e in questo senso il sedicenne che ho davanti che mi dice no così non accadrà mai così non, eh, non lo farò mai no è così è stato sempre così a me non meraviglia è vero che ehm, una lezione frontale su questi temi non aiuta. Aiuta molto di più ehm, il laboratorio e soprattutto il gioco delle contrapposizioni. Le ragazze sono più reattive, ma è normale perché vivendo una condizione di emarginazione, anche se non lo sanno, è più facile mostrargliela. Mentre per i maschi il privilegio maschile è comunque molto comodo. Certo, è molto difficile far capire... Che anche il ruolo maschile è troppo stretto per i maschi stessi. Nel senso che è chiaro che descrivere me stessa come una preda sessuale, quando si dice quella famosa frase fatta, eh, l'uomo è cacciatore, no? vuol dire che ogni donna è preda e che l'uomo, appunto, eh, non può esimersi dal guardare o correre appresso o immaginare in ogni donna una potenziale preda sessuale. Chiaramente, il cacciatore la preda la insegue per spararle, però. Quindi, noi utilizziamo una frase che ricorre all'immaginario di morte per spiegare l'immaginario di seduzione. Già fare un lavoro sulla semantica per loro è detonante, cioè già far, far loro prendere coscienza che le parole che usano parlano di morte, parlano di mortificazione, non, non è necessario uccidere qualcuno per annichilirne l'identità, annichilirne il ruolo. A volte è sufficiente. Eh, dire tu sei questo che inizia qui e che finisce qui, qualunque altra cosa tu voglia essere, non puoi, e se lo fai mi perdi. Il ricatto relazionale tra ragazzini è molto facile. Cioè, è, 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 spiegare alle ragazze che quando il tuo fidanzatino ti chiede: togli questa foto da Facebook perché sei in bikini e non voglio che nessun altro ti veda in bikini, cioè, spiegare che quello è già violenza non è così facile. Perché per loro la gelosia è una delle manifestazioni dell'amore. Per cui, se, se non gli importa che mi vedano tutti, forse non gli importa di me. Quando è che iniziano a farcela credere questa cosa? Presto, credo. A 16 anni la credi già. E se lui non è geloso, ti chiedi se forse tu non sei abbastanza amata. Senta, e lei come donna ha fatto fatica ad essere scrittrice, ha trovato posizioni, è un ruolo. Che esce dallo schema della figura femminile convenzionalmente riconosciuta? Che io abbia trovato difficoltà a pubblicare no. Anzi, non avendolo mai chiesto, ma essendosi avvicinato l'editore, direi che il problema non è pubblicare. Il problema è l'autorevolezza del parlare pubblico. Chiunque può pubblicare, ma non tutti hanno lo stesso peso quando rendono pubblico il loro pensiero. Per una donna è più complicato. Io per carattere sono una donna molto dominante, quindi tendo a prendermi anche lo spazio che non mi danno. E se mi accorgo che non me lo stanno dando perché sono una donna, vi è più me lo prendo. Ma non siamo tutte così. Non è giusto che le donne debbano fare il triplo della fatica di un uomo per essere ascoltate con la stessa attenzione con cui si ascolta un uomo. Eh, nei, mh, nei programmi culturali, nei, nelle programmazioni dei festival letterari, eh, nella, mh, nei, mh, nelle redazioni di giornali dove ci sono i critici, eh, le donne non superano mai il 10%. E, e la domanda è eh, mh, qual è la ragione? Cioè, eh, le donne pensano peggio, pensano meno, oppure chi decide di assegnare la visibilità lo pensa però, perché altrimenti non si spiega. Non ci sono meno scrittrici che scrittori in Italia, ma se prendi i primi 20 in classifica ti rendi conto che sono quasi tutti uomini. Eppure le lettrici sono quasi tutte donne. Qual è il meccanismo per cui attribuiamo un valore superiore anche all'azione all letteraria di un uomo piuttosto che di una donna? E questa cosa qui va continuamente denunciata, va continuamente detta. Ho visto già qualche modifica, per esempio due anni fa. Il Corriere della Sera pubblicò la sua prima classifica di merito dei dieci libri migliori dell'anno alla fine del, del 2015. E non c'era neanche, <ride> neanche una donna, neanche una donna, neanche Elis Monroe che aveva vinto il premio Nobel quell'anno, neanche Niernaut che aveva pubblicato il caso letterario in Italia, che, che è stato il posto. Eh, non c'era nessuna, non dico italiane, ma nemmeno straniere. E, e quindi la questione è evidente che c'è un filtro, no? Naturalmente abbiamo fatto chiasso, abbiamo fatto notare che c'era un problema e che quella classifica sul New York Times non sarebbe stata nemmeno pubblicata perché si sarebbero vergognati di pubblicare una classifica di soli uomini. E la risposta è stata: Ah, ma il nostro comitato scientifico di, eh, è composto anche da donne. Ma che c'entra? Non è l'apparato genitale che vota, è la testa. E la testa se è maschilista, è maschilista in un uomo come in una donna. Non sei consapevole del fatto che quando una donna parla in pubblico l'ascolti meno. Quando un uomo parla in pubblico è un maestro, quando una donna parla in pubblico è una maestrina. Eh, mi rendo conto che al maschile si declina l'autorevolezza. Ho visto la, la, la direttrice d'orchestra eh, che hanno intervistato la settimana scorsa proprio sul Corriere, e la giornalista, per non dire direttrice d'orchestra, e ricorsa a una locuzione molto più farraginosa che è direttore d'orchestra donna. <ride> che è una cosa che fa ridere solo a dirla, nel senso che non è nemmeno un buon italiano. Di solito chi ti fa osservazione perché vuoi la declinazione ti dice ah, ma sindaca è cacofonico, ah, ma ingegnera è cacofonico. Invece direttore d'orchestra donna è eufonico, no? Suona molto bene. Questo non smette mai di strabiliarmi, maestro la chiamavano. E perché la maestra è quella degli elementari evidentemente. Tutto quello che si declina eh, nel servizio e nel poco prestigioso può essere declinato al femminile. Eh, non, cioè infermiera e infermiere sì, ma ingegnere e ingegnera no. Dice perché suona male. Ma perché infermiera non ti suona male? E invece ingegnera sì? Magari perché guadagna di più può essere? Senta Michela, come si comincia a scrivere? Um... Per un'urgenza interiore di dover comunicare qualcosa, eh, perché si pensa semplicemente che si possa essere bravi e che possa riuscire, eh, perché si ha voglia assolutamente di esternare un pensiero. Eh, qual è la scintilla? Credo che ciascuno abbia la sua motivazione. La mia è sempre l'insofferenza. Io scrivo non per un'esigenza personale mia, perché non ho scritto niente fino a 35 anni. Neanche un diario segreto, nulla, non ero una che scrivesse racconti per necessità creativa, non l'ho mai fatto. Tuttora scrivo con fatica, ci metto sette anni tra un romanzo e l'altro, non, non, è, non, è non, non è una forte spinta. Le circostanze intorno possono richiedere un'azione di scrittura quando non puoi fare nient'altro. per cui a volte mi trovo in condizioni di eh, inermità oppure di. Eh, sì, di, non puoi cambiare niente, non so come dirlo diversamente. Il mio esordio letterario è stato un blog su un, un, un mio mese di lavoro in un call center con un contratto a 230 euro al mese e una laurea in tasca, e circondata da persone nelle mie condizioni ehm, di sfruttamento eh, professionale e di negazione dei diritti e della dignità. Per cui quando ho scritto ero in una condizione di assoluta impotenza. Niente di quello che potevo fare era realmente alla mia portata. Se avessi denunciato non avrei trovato una sola persona disposta a testimoniare perché tutti avremmo perso il lavoro. E in un posto dove di lavoro ce n'è poco, persino un lavoro sfruttato a 230 euro al mese può sembrare un'alternativa al nulla. E in quel momento lì, non potendo fare niente, ho scelto di raccontarlo, tra l'altro in forma anonima. Poi il fatto che sia arrivato un editore è stato dopo, io non ho pensato che lì cominciasse una carriera letteraria per nulla, e, è rimasta in me questa cosa di... Io faccio molti lavori tuttora, eh, collaborazioni giornalistiche, eh, collaborazioni con festival, eh, molte conferenze pubbliche retribuite, perché? Perché non voglio che la mia scrittura letteraria... Sia, eh, non voglio che il mio vivere quotidiano dipenda da quella scrittura perché finirei per scrivere per pagare le bollette e non, quella scrittura deve restare un atto di urgenza nel senso politico del termine. Quando mi trovo davanti a qualcosa che non può essere cambiato ma solo raccontato, allora scrivo letteratura. Il resto della, del lavoro serve a vivere. Eh, se il mio pensiero mi, mi paga le bollette, va bene, però i libri sono un'altra cosa. I libri non voglio che nascano da, dalla paura della fine del mese. Rimangono uno spazio di libertà. Sì. E, mi sembra che ci sia sempre con un po' una, una doppia anima nei suoi libri, cioè una grossa spinta comunque interiore, perché parte quasi no? sempre dal, dal suo vissuto, ma poi come ad esempio proprio nel caso del primo libro c'è anche questa parte... Che ha un risvolto pubblico, no? inevitabilmente, eh, che ha una ricaduta fuori, quindi eh, non è soltanto così la spinta intimistica, sentimentale, pur importante, di raccontare un vissuto, ma anche di, della ricaduta, no? anche sociale, che può avere questa cosa, una sorta di rielaborazione, forse. Per me quello che provo e sento intimamente non ha alcun valore se non ne ha uno politico. Cioè, la motivazione di tutto quello che faccio è politica, anche della scrittura. Infatti mh, non solo nella vita ho militato, milito e eh, mi sono candidata, quindi ho anche un, un attivismo visibile in questo, ma molte persone a volte mi fanno la domanda e mi dicono, ma non fai più politica attiva? Ma non... Cioè con la politica è chiuso, ma come ho chiuso? Ma tutte le volte che apro il computer e scrivo io faccio politica. Tutte le volte che, mh, che parlo in pubblico scrivo un articolo di giornale, che faccio una conferenza, cioè, non mi sembra di fare altro che politica in realtà, persino quando scrivo i romanzi, anzi paradossalmente quando scrivo i romanzi sono certa di farla meglio, perché un articolo di giornale esprime un'opinione, il giorno dopo incarta il pesce, quindi è anche un'opinione che lascia il tempo che trova, però un articolo di giornale ha una sua confutabilità, perché alla mia firma in fondo è della mia opinione. Una storia vale molto di più di chi la scrive, sempre, per fortuna, altrimenti non leggeremo Céline, che era un uomo che non valeva niente nella vita e ci ha regalato capolavori eh, come Viaggio al termine della notte, quindi da quel punto di vista, grazie a Dio, le opere valgono più di chi le scrive. Tuttavia, la mia impressione è che il romanzo, agendo sull'immaginario, possa offrire a chi legge una serie di strumenti più delicati da un lato, meno Meno coercitivi di un'opinione forte, ma allo stesso tempo più efficaci perché permanenti. Se tu scrivi un bel romanzo, e l'ambizione di chi scrive romanzi è sempre quella, naturalmente, e concedi all'altro l'opportunità di vivere un'esperienza che lascia nella sua memoria le stesse tracce di ricordo di un'esperienza vissuta, tutti i neurologi confermano questa cosa. Quindi la letteratura è un'esperienza vera, reale. Io penso. Non, nessuno mi ha spiegato la lealtà meglio di quando ho letto I ragazzi della Via Pal di Molnar e avevo solo 11 anni. E, e per quante volte mi sia stata spiegata la lealtà non l'ho capita finché non l'ho letta in quel libro. I libri che si leggono nell'età nell della formazione in modo particolare ti, ti regalano un impianto di codici, morali, etici. Non c'è genitore capace di vincere contro un libro, perché il libro te lo leggi da solo. Il libro ti insegna da solo, ti insegni tu attraverso il libro, lo leggi e ti leggi, ma ti legge anche molte volte perché ci trovi dentro non quello che di te non sapevi, ma certamente quello che non sapevi dire. Non, sì, i romanzi sono la cosa più politica che ci sia, forse per questo ne scrivo così pochi e con così tanta attenzione. Mi, mi piace cercare un, un collegamento tra questa cosa, la prima parte dello speciale l'abbiamo fatta con Don Claudio Burgio che eh, da anni si occupa eh, dei ragazzi del carcere minorile di Beccaria e con le, con le comunità Cairos che ospitano alcuni di questi ragazzi da anni portano in scena in giro per l'Italia molto richiesto uno spettacolo teatrale. Che è innanzitutto il frutto di una sorta di rielaborazione che è stata quasi terapeutica per questi ragazzi, no? il poter lavorare eh, sul loro disagio, perché la prima tappa, il primo traguardo da raggiungere era quello: no? la consapevolezza certo. di quello che era stato fatto, del perché, mm. delle motivazioni, magari dopo anni di silenzio su quello che li aveva portati lì in carcere. E poi quindi la scrittura anche come terapia eh, inizialmente individuale. Ma poi portata in scena perché anche in questo caso potesse parlare agli altri, no? La scrittura eh, ottempera molti compiti. Eh, uno è questo: cioè io non so mai bene cosa penso con esattezza finché non mi metto a scriverlo. La necessaria disciplina delle parole disciplina anche i pensieri. Noi quando pensiamo pensiamo parole. E, ecco perché la lingua non è uno strumento neutro. In questo senso. Decidere di chiamare una cosa in un nome e non in un altro, significa immaginarla in quel modo e non nell'altro. Quindi più nomi diamo alle cose meglio è, e, e più siamo disposti a cambiare quei nomi e meglio è, così come cambiano le cose, per tornare al discorso sul gender di prima, no? sugli stereotipi. Credo però che la, la scrittura, la narrazione in generale, non solo la scrittura, abbiano un valore eh, più alto per quel che riguarda la salvaguardia della, della memoria, nel senso che noi diciamo spesso che questo è un paese che non ce l'ha una memoria, no? che dimentichiamo con grande rapidità, che quello che ci è successo sembra non averci segnati talte che sembriamo dispostissimi a ripeterlo, che siamo stati emigrati per tutto l'Ottocento e il Novecento e oggi invece ci accaniamo contro gli immigrati che vengono da noi e non abbiamo più i criteri per riconoscere lo specchio che loro sono per noi. Eh, è un paese senza memoria, si dice l'Italia. Io credo che sia così perché è un paese senza una, una, una narrazione di sé. L'Italia è un paese senza trama. Penso all'America, che ha, per esempio, la narrazione della fronte. Di America una parte dell'America eh, è quella e tutta l'America ci si riconosce. Noi in Italia non siamo stati capaci di creare nemmeno un immaginario collettivo intorno alle grandi opere che hanno unito il paese. Per esempio, non esiste un grande romanzo popolare sulla costruzione dell'autostrada del sole, per esempio. Quante vite avrà intersecato? Ha unito il nord al sud? Io immagino centinaia di migliaia, eppure nessuno le ha mai raccontate. Le nostre miniere di sale, di carbone, di altri minerali, che sono state una parte importante dello sviluppo di questo paese e anche dell'oppressione di tante categorie di persone, nessuno le ha mai raccontate. L'esperienza della bonifica abbiamo dovuto aspettare Pennacchi e Canale Mussolini per avere un romanzo popolare che ce la raccontasse. Un bambino eternamente senza memoria, quelle, sai quelle malattie che non hai la memoria a lungo, solo quella a breve? Ecco, la mia sensazione è questa, che se c'è un compito vero dei narratori sia quello di trasformare il ricordo personale in memoria collettiva attraverso appunto il racconto, perché se tu non racconti è come il dolore, se tu vivi un'esperienza di lutto, sperimenti una fortissima sofferenza, fino a quando non arrivi a raccontarla quella cosa, non, non diventa, cioè, non diventa il mio dolore anche. Pensa alla memoria della Shoah. Chi di noi è stato in un campo di concentramento? Perché dovremmo conservare un ricordo di qualcosa che non abbiamo vissuto? Gli ebrei instancabilmente non hanno mai smesso di raccontarla quella roba. E non devono smetterla, soprattutto perché c'è gente che dice adesso basta, abbiamo capito. No, quella roba deve continuare a passare, perché altrimenti la sofferenza degli ebrei non diventa il dolore di tutti, e invece deve esserlo. Mi sembra che il compito della narrazione per molti versi sia anche questo. Non sempre, non in tutto quello che si scrive, certamente, però in relazione alla memoria di un paese, forse i narratori italiani dovrebbero chiedersi per quale ragione nessuno di noi sente l'esigenza di salvare un pezzo del tutto che siamo mi sembra che emerga molto chiaramente quella che è un'emergenza chiamata anche urgenza in questione anche se urgenza mi piace un po' poco educativa cioè veramente fondamentale nelle case in tutti i luoghi pubblici nelle scuole eh, educare i ragazzi ma educarsi a vicenda perché non non è pensabile che basti educare i giovani, che peraltro non si sta facendo forse in maniera completa nemmeno quella. Da dove ripartiamo? Che augurio uh, lei si sente di fare alle giovani generazioni perché stiano attente, perché non smettano, perché non cadano nell'assopimento in cui si cerca secondo me di farle cadere? Eh, e a chi ha la responsabilità di fare in modo che questo non accada? Non so, l'augurio urbi e torbi mi sembra una cosa così papale, <ride> un augurio che anche lei si fa quando li <ride> incontra questi ragazzi. Non, eh, non credo molto nel rapporto con le masse. E quando ho davanti 600 ragazzi in una scuola, cerco con gli occhi di sceglierne due o tre. Non eh, mi interessa la relazione. E credo che la relazione sia l'unico strumento educativo di cui disponiamo la nostra scuola purtroppo anche per ideologia perché comunque per essere democratica deve essere standard e essere standard significa che ciascuno lì dentro svolge una funzione la funzione e la relazione spesso sono antitetiche perché per fare bene la funzione tu devi rinunciare alla funzione per tutti devi rinunciare alla relazione con ciascuno e chiedere agli insegnanti di fare più di quello che stanno facendo per il pochissimo che sono pagati, direi che quelli che lo fanno per missione non hanno bisogno di sentirselo dire e quelli che lo fanno per lo stipendio non faranno più niente che non sia pagato dallo stipendio. Quindi e fare esortazioni o auguri in questo senso non ha... Relativamente ai governanti ho davvero poca speranza, alle prossime politiche non saprei proprio chi votare. Non ha... Non ammesso che per me come sarda è anche molto difficile riconoscermi in una prospettiva italiana dal punto di vista politico, però sul fronte indipendentista, come dire, milito, lavoro, faccio... però in, diciamo che ridotto in scala in Sardegna non è molto diverso il discorso. La classe dirigente italiana degli ultimi 60 anni è abbastanza omogenea da questo punto di vista e anzi i territori più politicamente colonizzati come il mio hanno dei marcatori peggiorativi rispetto anche ad altri posti quindi non mi sento di fare un augurio mi sento di fare un'esortazione di agitazione cioè è ancora vero il monito gramsciano agitatevi istruitevi e agitatevi Ed ora Don Mario Poggi commenta il Vangelo di questa domenica. Prosegue in queste domeniche la lettura del capitolo sesto del Vangelo di Giovanni che è imperniato sul tema del pane della vita. È Gesù Cristo che si identifica con colui che è capace di generare dentro alla storia e dentro al cuore dell'uomo una vita nuova, una vita che non conosce tramonto, la vita della grazia, la vita dello Spirito, capace di eh, aiutare, sostenere eh, continuamente l'impegno e lo sforzo per dare una dimensione nuova alla nostra storia. Ed è Gesù che eh, continuamente eh, condivide con la storia dell'umanità, la storia dei poveri, la storia degli umili, il pane del cammino. E questo pane che è condiviso, che è spezzato perché tutti gli uomini possano in lui essere nutriti, essere dissettati, essere rigenerati per una vita che non conosce tramonto. È la Chiesa allora che sostenuta dalla forza di questo cibo che non perisce i vostri padri nel deserto hanno mangiato eh, la manna ma sono morti questo invece è il pane che dura per la vita che è per l'eternità perché è infinito eh, il suo sapore come è infinito l'amore che eh, condivide è l'amore che eh, non ha tempo è l'amore che non è condizionato è l'amore che è continuamente segno di, questo, uh, di questa dimensione ecco, propria di Dio che richiama, che genera e che continuamente sostiene ecco, il cammino del discepolo. E allora è proprio questo invito che ci proviene dalla liturgia eh, domenicale, eh, che è scandita sempre ecco, in queste domeniche da questo eh, discorso di Gesù sul pane della vita che ci deve eh, sostenere, aiutare nell'essere perseveranti eh, per eh, poter giungere ecco, a contemplare la gloria del risorto, ad essere perseveranti nella fede. E la perseveranza credo che oggi sia un concetto che dobbiamo riscoprire eh, come continuità della vita. Eh, viviamo in un tempo nel quale siamo molto frammentari, tutto eh, spesso è lasciato al, all'esperimento, eh, all tempi di durata molto breve, esperienze brevi. Perseverante vuol dire continuamente credere nell'amore e affidarsi, eh, senza scoraggiarsi mai, senza dare dei tempi di scadenza, ma invece ripetere, a volte certamente con difficoltà, il proprio sì in un atto obbedienziale di fede. L'Eucaristia, allora, memoriale vivo della Pasqua del Signore, ci sostiene, ci guida ad essere perseveranti nella fede, nella speranza e nella carità, per poter eh, realizzare in pienezza la nostra vocazione di discepoli umili e semplici, sempre amati da un amore più grande di noi. La puntata di oggi termina qua, io vi ringrazio per essere rimasti con noi, vi ricordo di continuare a seguire il sito della nostra diocesi per rimanere aggiornati su quello che accade anche in questi giorni di festa, continuare a guardare i nostri video, magari utilizzarli per qualche momento anche di formazione personale o di gruppo in questi giorni di vacanza, vi auguro una buona settimana e ci vediamo sabato prossimo.